livello è sicuramente diverso, e la squadra penso arrivi con un buono stato fisico e mentale. Naturalmente non è che può cambiare in giro di una settimana chissà cosa, però i ragazzi anche questa settimana ci hanno dato dentro e ho avuto sempre delle risposte positive da parte loro. Quando ci sono questi nuovi inizi, un po' come è stato per il Modena, è sempre importante partire col piede giusto. Che fiducia ha dato la vittoria su Francavilla, anche gli attaccanti sono subito andati a segno, insomma, per loro che vivono per il gol è sempre una buona notizia. Sì, però sì, bisogna avere continuità, bisogna dare continuità ai risultati, anche se è ritiro, anche se sono i primi turni di Coppa Italia, quello che volete, però io cerco continuità in tutto e voglio delle risposte anche domani sera da parte dei ragazzi, ma visto il lavoro che hanno fatto, secondo me saremo a buon punto. Pensi di continuare più o meno sulla falsa riga, insomma, sia di uomini che di schieramento tattico delle prime uscite e della prima uscita ufficiale? Stai ancora valutando magari altre situazioni? Lo stiamo valutando perché c'è qualche acciacco, c'è qualche cosa da sistemare, allora ho le idee chiare, naturalmente, ci mancherebbe altro, però stiamo sul chi va là perché vediamo un po' gli acciacchi, perché nel periodo di ritiro può succedere che qualcuno, visto i carichi di lavoro, che qualcuno abbia qualche risentimento, ma è tutto sotto controllo, tutto organizzato e tutto valutato nei minimi particolari. La partita contro l'Imolese è stata l'opportunità di dare minuti anche a chi ha giocato meno e quindi di avere a disposizione eventuali alternative. Sì, quelle amichevoli lì sono fatte apposta perché magari non ho fatto giocare nel primo turno di Coppa Italia, ho avuto delle risposte positive e negative, ho già parlato con i ragazzi, però tutto sommato l'amichevole mi è piaciuta perché la mentalità è stata buona e allora niente, adesso affrontiamo questo Spezia che come livello naturalmente è alto, loro puntano ad andare in Serie A, però da parte nostra ci sarà il giusto approccio. È il primo vero banco di prova, cosa chiederai a questo gruppo, alla squadra, al gruppo che si sta formando? Ma non più e di meno di quello che ho chiesto contro il Francavilla. Se una squadra vuole creare una mentalità vincente, deve avere la mentalità vincente sempre, qualsiasi sia l'avversario. Sappiamo della qualità dello Spezia, beh, quello lo sanno tutti, loro punteranno, come dicevo prima, ad andare in Serie A, però noi lotteremo e daremo tutto quello che possiamo dare. Prime impressioni sul nuovo arrivato Marino? Ma impressioni per il momento, adesso sta lavorando fisicamente, impressioni non ci sono da dare perché lo si conosceva, l'abbiamo studiato, ci siamo informati, il ragazzo è molto interessante. Ha un gran desiderio di giocare, una gran voglia di vestire questa maglia qua, allora il punto di partenza c'è. Devo Ti chiedo sulla situazione stanco, se sarà convocato o è disponibile. valutare, non dico niente, parleremo io e Checco in modo molto sereno e tranquillo, poi vediamo. Un'ultima valutazione, gli oltre 1.000 abbonamenti dopo la prima fase di prelazione. Sì, io posso dire solo grazie, io sono entusiasta di questa cosa, ma so che i tifosi vogliono bene a questa maglia e alla fine ci daranno una mano. Sanno che sarà un anno difficile, duro, lungo, faticoso, quello che è, però ci daranno sicuramente una mano perché vedranno il massimo impegno. Ti chiedo anche un commento sul girone. Il girone B, davvero probabilmente al netto di quello meridionale, sicuramente più forte di quello A. Sì, è il più tosto, sappiamo, è il più difficile, però non mi interessa. Non sto lì a valutare, ci hanno dato questo girone. Pazienza e affronteremo tutte le partite come sempre. Non bisogna aver paura di nessuno, nel senso, sono partite da affrontare e le affronteremo sempre con la stessa mentalità. Ok.